Ciao, sono Giusy Ciccolella e sono un'educatrice professionale. Ti do il benvenuto sul mio canale. Oggi ti do un benvenuto veramente speciale perché per me questo è un video veramente speciale. Finalmente oggi posso condividere con voi il mio primo video corso da educatrice professionale, il mio primo video percorso professionale. Il tema che ho scelto è quello della mindfulness come strumento educativo. Come ben sapete, ultimamente sul mio canale sto portando questo tema da diversi punti di vista. E allora voi vi chiederete: se lo stai già trattando sul canale, perché fare un video corso dedicato? Perché comunque, come sempre vi dico nei video, i video di YouTube non riescono mai a essere completamente esaustivi, cioè gli argomenti non riescono a essere mai molto approfonditi. Quindi ho deciso di creare un percorso insieme nel mondo della mindfulness come strumento educativo, partendo dalla base della mindfulness, dai principi base, quindi è un corso che va bene anche per principianti della mindfulness, per poi addentrarci in argomenti legati alla mindfulness, all'educazione, argomenti più complessi, più delicati, più approfonditi. Cioè legheremo la mindfulness alla validazione, alla relazione educativa, alla dialettica, alla connessione. Ho sentito proprio il bisogno di iniziare a trattare questo argomento in modo più approfondito. Avevo tante idee per dei videopercorsi e le farò, le svilupperò in futuro, però in questo momento storico, ma in questo momento anche mio personale, professionale, secondo me era proprio il punto di partenza perfetto. Siamo in un momento economico, sociale, ambientale molto delicato e quindi stiamo proprio vivendo, lo sento tra i miei pazienti, lo sento tra le mie amicizie, tra le mie conoscenze, un periodo di particolare fragilità, di particolare insicurezza, di particolare ansie. Quindi, siccome io trovo molto molto utile lo strumento della mindfulness per invece andare a lavorare su noi stessi, a riconnetterci con noi stessi, a riconnetterci con la nostra mente saggia, a riconnetterci con gli altri e con tutto l'ambiente intorno a noi, ho deciso di fare questo video percorso per approfondire l'argomento, per passare dei messaggi e degli strumenti ancora più potenti, ancora più concreti. Quindi creare tutto un discorso che segua un filo di ragionamento che però vada ad approfondire alcuni concetti che ho già accennato sul mio canale. Ormai lo sappiamo tutti, è un periodo in cui stiamo un po' perdendo le nostre certezze. I nostri figli, i nostri bambini, i nostri adolescenti e giovani adulti si trovano di fronte a un mondo molto complesso, in cui è facile perdersi, provare ansia, avere una bassa autostima e sentirsi disorientati. La mindfulness come strumento educativo invece è uno strumento potentissimo che aiuta a ritrovare calma, attenzione, consapevolezza di sé e soprattutto è uno strumento che ci insegna, ci aiuta a imparare a non reagire sulla base degli impulsi, ma ad agire in modo consapevole ed efficace. È per questo che ho voluto preparare questo percorso e condividerlo con voi. Quindi, voi chi? A chi è rivolto questo corso? Potenzialmente è rivolto a tutti. È rivolto a tutti quegli adulti che in qualche modo in questa vita si sentono educatori, educatori di professione, ma non solo, educatori anche in quanto genitori, in quanto insegnanti, cioè tutti quegli adulti che sentono di avere un ruolo educativo rispetto alle future generazioni. Quindi è rivolto anche potenzialmente agli allenatori sportivi, ai catechisti, ai nonni, agli zii, a tutti quegli adulti che vogliono degli strumenti in più per aiutare se stessi e le nuove generazioni a ritrovare un po', di calma, di attenzione e di senso di padronanza. Migliorare quindi così il benessere emotivo e la propria qualità di vita. La mindfulness in questo aiuta tantissimo. Il percorso prevede 30 video lezioni e per ora due audio guida di meditazioni mindfulness create da me. Dico per ora perché il corso verrà aggiornato e nel momento in cui tu lo acquisti oggi avrai diritto per sempre al corso e a tutti i suoi aggiornamenti futuri.
Come fai ad accedere al corso, acquistare il corso? Ecco, ti rimando al mio nuovissimo sito www.giusiciccolella.com. Anche questa è una grande novità e sono felicissima oggi di parlarvene perché anche a questo sito avevo un altro sito, ma più sulla stimolazione cognitiva. Invece, questo proprio sono riuscita in questo nuovo sito a raggruppare tutta me stessa, tutta la mia professionalità, ma anche la mia personalità. Perché, come sul canale, anche su questo sito troverete tutti i diversi aspetti di me. Infatti, sia il canale che il sito si chiamano Ecco Giusy Ciccolella, perché comunque è un modo anche me per condividere tutta la mia esperienza, tutto il mio sapere e anche mi permettete di esprimere me stessa. Ecco, quindi sono anche felicissima di mostrarvi il mio nuovo sito. Vedrete navigando nel mio sito che insomma è ancora all'inizio, non è completo, un sito non è mai completo perché è in continua evoluzione e io ogni giorno me ne sto prendendo cura, promesso. Comunque, se entrerete nel sito, vi lascio comunque anche il link diretto in descrizione. Potete entrare, vedete, nella sezione in alto percorsi. E potete accedere a questo percorso, la mindfulness come strumento educativo. Vedrete altri due accenni di percorsi che non sono pronti, ci sto lavorando, però potete mettervi in lista d'attesa non pagando nulla, però iscrivendovi a una lista d'attesa e quando saranno pronti verrete avvisati subitissimo. Ho deciso non a caso di proporvi, di farvi conoscere, di offrirvi questo percorso nel mese di agosto, perché il mese di agosto è il mio compleanno. Io il 6 agosto farò, siamo nel 2022, quindi farò 21 anni, no scherzo, farò 41 anni e quindi ho deciso per il mese di agosto, per festeggiarlo insieme a voi, insomma, di far uscire questo corso per il mio 41esimo compleanno, è anche una bella tappa da festeggiare e solo per il mese di agosto sarà a un prezzo speciale per voi, per insomma chi vorrà acquistarlo nel mese di agosto. Quindi sarà questo prezzo speciale solo fino al 31 agosto. In questo video ti ho solo accennato un po' di cosa parla questo percorso. Se vuoi capire bene tutti i capitoli, i paragrafi, sul sito potrai trovare anche i dettagli del programma e insomma tutte le informazioni necessarie. Se qualcosa non dovesse esserti chiaro, puoi comunque scrivermi qua sotto, scrivermi una mail e io assolutamente sarò felicissima di risponderti. Quindi ti ricordo che qua sotto nel box informazioni, nella descrizione, ti lascio il link diretto al corso. Vai subito a vedere e a leggere il programma per renderti conto di quanto possa essere veramente potente la mindfulness come strumento educativo. Adesso ti saluto, ci vediamo anche sul mio sito e oppure qua su YouTube la prossima settimana con un nuovo video. Ciao!